Salve, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, in questo video parliamo sempre di iPhone 15 perché si sta avvicinando sempre di più, ecco, la data di uscita, ma parliamo di una novità specifica questa volta. Spero che non abbiate perso lo scorso video in cui parliamo delle novità un pochettino più generali, ma oggi parliamo di una novità che dovrebbe essere implementata appunto su iPhone 15 perché diciamo si pensa, ecco, speriamo. Stiamo parlando di batterie. iPhone, diciamo, ha avuto sempre questa pecca dal punto di vista della batteria, perché per la causa appunto o di essere troppo piccole o di consumare proprio l'hardware troppo, e quindi diciamo hanno avuto sempre questo punto debole di durata batteria che è sempre stato carente, ecco. Anche tra l'altro con iOS 16.6 ci dovrebbero essere dei miglioramenti, dovrebbe uscire a fine luglio, dei miglioramenti riguardante il surriscaldamento della batteria, e quindi andrà ad influire anche la durata. Ma oggi parliamo di iPhone 15. Allora, tutti i modelli attesi con batterie più potenti. Allora, secondo la nuova descrizione, iPhone 15 beneficerà di un nuovo aumento nella capacità della batteria, che saranno più grandi del 18% rispetto a quelle della gamma di iPhone 14. Mentre iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro potrebbero godere di una batteria più grande del 14%, iPhone 15 Pro Max del 12%. Ecco perché i Pro Max, lo sappiamo sempre, con la loro dimensione più grande dello schermo, ovviamente hanno beneficiato sempre di una batteria più grande, quindi una durata più estesa della batteria. Però diciamo che ci sono state sempre lamentele riguardante anche sui Pro Max. Allora, la tabella che ora vi andrò a mettere qua in sovraimpressione è stata pubblicata, per motivi di copertura devo dire, da MacRumors, che è una delle fonti più attendibili in tutto il mondo riguardante Apple. Allora, indica che iPhone 15 avrà una batteria da 3877 mAh, mentre il modello Plus da 4912 mAh. Con invece iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max abbiamo rispettivamente di 3650 mAh e 4852 mAh. Se corrette queste modifiche, significherebbero che iPhone 15 Plus aumenterebbe ulteriormente il suo vantaggio in termini della capacità di batteria, di prezzo, perché noi abbiamo un telefono più grande ma con l'hardware del 14, però abbiamo una capacità batteria maggiore del 14, in questo caso stiamo parlando di 15, ma per farvi capire, ecco. Se corrette queste modifiche, appunto, significherebbe che il Plus andrebbe in vantaggio, soprattutto anche nel mercato, appunto. Rispetto al modello Pro Max, anche se andrà sempre per la professionalità il Pro Max, però il Plus, diciamo, il 14 Plus non è che è stato venduto così tanto, perché diciamo è il primo modello da quando hanno tolto il Mini, perché dopo due modelli di Mini, 12 Mini e 13 Mini, basta, hanno tolto, e hanno implementato questo nuovo modello Plus, quindi diciamo non è che ha fatto tutto questo boom. Sono andati più i 13 come base gamma e di più i 14 per 14 Pro Max. Diciamo il 14 e 14 Plus non è che dalle vendite ci sia un grande boom, ci sia stato rispetto agli altri, anche perché diciamo avevano fatto un po' schifo, ecco, quando l'hanno presentato, perché diciamo mantenere lo stesso design uguale, infatti molti il 13 lo scambiano per il 14 e viceversa, diciamo che è un po' fastidioso anche dai più esperti. Allora, 2021 iPhone 13 3227 mAh, 2022 iPhone 14 3279 mAh, quindi c'è poco di stacco, 2023 3877 mAh. Capite che c'è una differenza non indifferente, ecco. Invece andiamo nel Mini, che poi si è trasformato in Plus. iPhone 13 Mini aveva una batteria di 2406 mAh. Nel 2022, cioè con l'iPhone 14 Plus, abbiamo la 4325 mAh, e nel 2023, quindi a settembre, dovremmo avere 4915
12 mAh. Andiamo ai modelli Pro e Pro Max. Il Pro, iPhone 13 Pro, parliamo di 3095 mAh, iPhone 14 Pro 3200 mAh e iPhone 15 Pro 3650 mAh. Quindi capite che stiamo parlando da un 3095 a un 3650, che ce n'è di stacco, eh? Quindi diciamo che dovrebbe essere migliorata abbastanza la durata batteria. Ora andiamo al Pro Max, parliamo di 4352 mAh e andiamo al 14 Pro Max, 4323 mAh. Diciamo che la durata, da quello che si è sentito, diciamo, io non essendo utilizzatore, però diciamo da quello che ho sentito non è malissimo la durata, però con gli ultimi aggiornamenti diciamo che non è stato il massimo, ecco, soprattutto in estate, nel surriscaldamento. Diciamo, sono sempre dispositivi tech, però sul riscaldamento così anomala, no. iPhone 15 Pro Max 4852, quindi diciamo che se saranno queste qua le percentuali riguardanti i miliampere nella gamma di iPhone 15, quindi 2023, diciamo che iPhone prende veramente 2-3 scalini più in alto riguardanti al mercato, perché diciamo sono stati sempre svalutati di più, perché diciamo, per la durata batteria. Anche io sto registrando il video io tutti i video li ho registrati dall'inizio del canale fino ad ora, tutti con iPhone 6S e iPhone 13. Quindi diciamo ovviamente la qualità c'è stata, c'è cioè il distacco, però diciamo che soprattutto iPhone 6S ormai è inutilizzabile, soprattutto per la percentuale della batteria che scende sempre di più, soprattutto con le temperature sempre più alte, e diciamo che fa fatica a resistere. E quindi, diciamo, iPhone 6S lo uso vi posso dire, mettere la musica, quindi utilizzarla a scopi, diciamo, di svago. Anche se per i giochi uso iPad, quindi iPhone 6S, diciamo, lo uso per mettere un po' di musica, perché ancora c'è il jack, e quindi, diciamo, lo uso a mo' di iPod, ecco. Allora, purtroppo l'attendibilità di questa tabella della fonte, insomma, non è molto verificabile. Diciamo, siamo così, non sappiamo cosa farà Apple, ecco. Poi con i miglioramenti di efficienza di chip A16 e A17 Bionic in abbinamento agli accumulatori più potenti, sembra molto probabile che l'intera gamma di iPhone possa va vantare di miglioramenti dell'autonomia complessiva, appunto, riguardante i miliampere, ma anche ci vuole non solo i miliampere aumentati, ma anche un'ottimizzazione con S17, quindi un'ottimizzazione software degna di poter, fruire pienamente di questi miliampere, di questi per esempio 1852 miliampere, ecco. Una fonte anonima ha anche evidenziato informazioni separate attribuite a un'altra fonte e circolate su un forum Weibo, secondo le quali iPhone 15 Pro avrà la base di 256 giga di memoria integrata, raddoppiando la configurazione attuale, che siamo fermi ai 128 di base di modelli Pro e non Pro. Poiché si prevede anche che iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili a partire da 128 giga di memoria, quindi diciamo 15 e 15 Plus 128 giga a partire. Penso che poi si finirà al 512, a 512, quindi 128, 256, 512. Non so se faranno la stessa cosa. Ancora, diciamo, questo dubbio non è uscito, però se introdurranno anche il tera di memoria su iPhone base, non credo, perché diciamo gli utilizzatori che lo prendono non necessitano, proprio come popolazione, ecco, di tutta questa memoria, però diciamo non si sa. Poi abbiamo iPhone Pro e Pro Max, che appunto si dice che dovrebbero partire da 256 giga. Diciamo è una cosa un pochettino all'americana, ci sta, però sì, ci sta, ma non troppo, ecco. 256 per chi serve un modello Pro ma non vuole spendere tanto, perché diciamo quei 100-200 euro in più di memoria, perché Apple la memoria integrata, anche la memoria RAM dei Mac, la fa pagare tantissimo. E quindi diciamo
costa. E nulla. Spero che vi sia piaciuto questo video. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi. Vi ringrazio dei 1000 iscritti. Mi ero dimenticato a ringraziarvi. Ovviamente arriverà uno speciale. Ma per raggiungere sempre più traguardi, mi raccomando, iscrivetevi. A voi non vi costa nulla. A me mi date un grossissimo aiuto. Ma anche solo uno. Mi basta. Allora ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non mancate per i prossimi video perché parleremo sempre delle ultime novità, diciamo per la presentazione di nuovi iPhone, ma arriverà anche un video con piccolo spoiler, penso che lo vedrete sempre in questa settimana con Alexa. E insomma, noi ci vediamo al prossimo video, arrivederci.